piccola. Bruno, Bruno, ci racconti quella della moglie sorda? Ma non le sapete. Vabbè, tu racconta. Vabbè, insomma, c'era uno va dal dottore, dall'otorino, insomma, e dice: senta, dottore, mia moglie sta diventando sorda completamente. Cosa posso fare? Come la curo? Dice: beh, me la mandi, diamo un'occhiata. Dice: no. E come no? Se non me la manda, come faccio a diagnosticare? Dice: ma io non voglio che lei si dispiaccia, non voglio che lei lo sappia, la vorrei curare senza che lei se ne accorga. Facciamo una cosa, dice il dottore. Lei vada a casa e dica una frase appena entrata. E se la moglie non sente e non risponde, faccia un paio di metri e ripeta la stessa frase con lo stesso tono di voce, però. Se non sente ancora, un'altra volta avvicina ancora di più e la ripeta. Se non sente ancora, la ripeta fino a che non sente. Quando sente, lei calcola la distanza e me lo viene a dire, così vediamo un po'. Va bene, questo torna a casa e fa bel salone, apre e fa: cara, che hai fatto per cena stasera? Niente. Fa 2 metri. Cara, che hai fatto per cena stasera? Niente. Fa altri 2 metri. Cara, che hai fatto per cena stasera? Niente. Arriva sulla porta della cucina, dove c'era la moglie, vicinissimo. Cara, che hai fatto per cena stasera? Er pollo coi peperoni, so 4 volte che te lo dico. Devi andare all'odorino, Era su. Ma ci risiamo, un'altra barzelletta. Io voglio sapere chi fa il giornale. Per favore, a lavorare, su. No, non era vera barzelletta. Andiamo a lavorare, dai, no. Ma